Troil, luoghi abbandonati. Allora, salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su una nuova puntata sui luoghi abbandonati. Oggi siamo alla vigilia di Ferragosto e praticamente oggi proprio non avevo niente da fare e voglio fare l'ultima puntata sulla ferrovia Palermo-Salaparuta, dove che durante il percorso che ho fatto con Andrea praticamente si vedono scorrere sulla stradina le gallerie, le stazioni. Poi si vedono anche alcuni ponti che si trovano tra Camporreale. Adesso siamo qua a Bocca di Falco, che praticamente è un punto dove c'è molto movimento, proprio ci sono delle strade di passaggio, per questo sentite questi rumori di auto. Io sono qua per farvi vedere gli ultimi due ponti e poi andiamo verso Baida, il lato Baida, dove vi faccio vedere una stazione e un altro piccolo ponte. Per la prima galleria purtroppo ragazzi è chiusa. Mi raccomando, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, voglio fare questo video proprio così per passatempo. E oggi sono solo, non c'è nessun cameraman, questa è la prima volta che faccio un video da solo. E ovviamente vi farò una passeggiata così per farvi vedere un po' la situazione dei ponti. Siamo pronti. Allora ragazzi, qua siamo a Bocca di Falco, dove che si vede questo è il primo ponte. Io già là sopra, se voi ci fate caso, ho già fatto un video che c'è una galleria. Guardate che bello questo ponte, addirittura è più grande di quello che c'è a Camporreale. Se voi ci fate caso, c'era qua prima il simbolo del Littorio dei fascisti, che ormai è stato levato. Come a Camporreale. Là sopra c'è la galleria, vedete? Vedete la galleria là sopra? E lì il ponte percorre tutte le case di Bocca di Falco. Andiamo a fare tutto il giro. Allora ragazzi, come potete vedere invece, questo è l'altro ponte dall'altra parte di Bocca di Falco. Come potete vedere, guardate che bello. È grandissimo, questo infatti è il ponte più grande che c'è praticamente, rispetto agli altri ponti che io e Andrea a Carmelo abbiamo visitato. Infatti va a finire là, poi il ponte ovviamente si diventa sempre più piccolo, il sottoponte. Guardate. Guardate che bello. Continuiamo ad andare avanti. E qua si vede l'altro pezzo di ponte. Ovviamente questo va diventando sempre più piccolo, perché poi là il ponte finisce. Ovviamente adesso ci saliamo. Vedete com'è strutturato il ponte della ferrovia della Salaparuta. Ovviamente questo ponte si trova ai pressi di Bocca di Falco, una frazione di Palermo. Qui siamo sempre dall'altra parte del ponte fino a salire là. Adesso prenderemo le scale e vi faremo vedere sopra il ponte. Allora Fabrizio, voglio ringraziare e salutare a Fabrizio che veramente si sta appassionando di questa storia, di questo episodio della ferrovia, dove ho iniziato qua proprio a fare la prima galleria. Adesso vi faremo vedere proprio sopra il ponte, vi faremo vedere. Ovviamente sto usando un cellulare, vediamo qua, c'è da saltare questo piccolo muretto ed è qua tutto libero, vedete? Un secondino ragazzi. Allora ragazzi, guardate qua, qua è il ponte e là di fronte c'è la galleria, vi zoom, vedete che ancora c'è la forma. Ovviamente ragazzi non ci posso andare sopra il ponte perché è coperta dalla vegetazione. Mentre Fabrizio, qua siamo in una proprietà privata, vedete che poi è stata chiusa praticamente qui l'altra galleria, che sarebbe la galleria numero 1, che iniziava di qua, vedi Fabrizio? La galleria numero 1 usciva di qua. Allora Fabrizio sta vedendo qua, praticamente è tutto chiuso, che c'è una macerie di dietro la terra.
quindi nella galleria non si può passare, però questa è la galleria numero 1. Questa è questa? Sì, sì. Ragazzi, vedete qua tutto il ponte? Allora Fabrizio, come hai visto, praticamente si vede tutte quelle accumulo di macerie, proprio tutta la terra si vede. E quindi non si riesce a vedere bene l'entrata della galleria, però è quella, perché l'entrata è quella. Adesso andiamo verso Baida, così riprendiamo l'ultima stazione di Baida. Ovviamente non è l'ultima, è l'ultima del mio video, perché l'ultima era a Lolli, proprio nel centro di Palermo, vicino là. Questo è l'ultimo episodio della ferrovia Salaparuta, ragazzi, lo ripeto e lo ribadisco. Lo sto chiedendo a Fabrizio. Mi sto facendo un giro perché oggi mi voglio passare qua la giornata così. Ora vi faccio vedere la vecchia stazione e il ponte quello piccolino. E poi dopodiché, ragazzi, vi posso far vedere un piccolo pezzo di stradina e là proprio finisco tutto l'episodio, ragazzi, perché non so dove più andare, perché poi ve l'ho detto nel video precedente, le stradine sono coperte da vegetazione e sono pure chiuse ormai. Però è stato bello ricostruire questa storia, perché è bello riportare la storia a galla. Soprattutto questo video lo sto facendo per Fabrizio, che veramente si è appassionato tantissimo di questa storia. Poi più avanti farò la Castelvetrano Burgio, mi sposterò nel territorio di Trapani, più avanti. Poi farò la Castelvetrano Sciacca. Ovviamente gli episodi saranno lunghi, riprendere le altre ferrovie a scartamento ridotto. Sono pure fuori territorio. Io con questo voglio ringraziare e salutare a Carmelo Amidi, voglio salutare. Poi voglio salutare anche Andrea, che oggi non c'è con me. Poi voglio salutare tutti i miei iscritti e tutta la gente che mi conosce. Mando un forte abbraccio a tutti. Allora ragazzi, come potete vedere, questa è la ex stazione di Baida. Ormai ovviamente questa stazione è stata trasformata in un pollaio. La vecchia ferrovia di Baida. Ovviamente vi porterò adesso più sotto per farvi vedere l'ultimo ponticello piccolo. Vedete ragazzi? Ritorniamo al passato. La stazione Baida. Siamo proprio sopra la stradina, come potete vedere. Cerco di allungare il braccio, ma è troppo alto. Allora ragazzi, come potete vedere qua, stiamo raggiungendo il ponticello. Ovviamente mi voglio scusare per la galleria Cumeta, dove che la qualità del video era un po' scarsa, perché giustamente là è stato registrato con un cellulare, il cellulare di Andrea, anche il mio, come i cellulari ci sono sempre dei limiti, non l'abbiamo registrato con la camera. Allora ragazzi, vi faccio vedere il ponticello. Questo è il piccolo ponticello dove che si attraversa Baida. Vedete che bello questo ponte, è proprio uguale e simile costruito a quello di Bocca di Falco. Invece quelli di Camporeale sono molto diversi. Vediamo, infatti neanche il simbolo dei fascisti c'è, neanche il simbolo del Littorio. Un attimo che mi sposto. Allora ragazzi, questo è stato il ponte, adesso vi facciamo vedere un piccolo percorso della ferrovia. Vediamo se dove possiamo arrivare. Per avvicinarci alla galleria numero 1. Quanto galline e galli. Oddio, un bel cane. Che c'è, bello. Che c'è, pupo? Pupetto. Caro Fabrizio, qui la stradina si interrompe. Ovviamente si può andare avanti, però è pieno di spine. Quindi per la galleria numero 1 rimarrà un mistero, però una volta avevo visto io una fotografia su Google Earth, proprio la fotografia, vedo che è tutta incementata. Qui ovviamente è pieno di spine, non si ci può andare, visto? Niente ragazzi.
Allora ragazzi, come avete visto, purtroppo la stradina si interrompe là, ovviamente perché ci sono le abitazioni, quindi la galleria numero 1 non l'abbiamo potuta proprio visitare, ovviamente sarà sigillata chiusa, proprio con incementata. Ovviamente io ringrazio a tutti per quelli che hanno visto questa serie della ferrovia Palermo-Salaparuta. Voglio ringraziare a Fabrizio che veramente si è appassionato di questa storia, che ovviamente lui è del posto di Bocca di Falco, però forse non sapeva la storia dei ponti, del simbolo del Littorio, non lo so questo. Dovremmo chiedere a lui. Io con questo lo ringrazio, ci mando un bacio e un abbraccio da parte mia. Grazie Fabrizio, voglio ringraziare tutti i miei iscritti, voglio salutare Carmelo che è imbarcato a Genova, fa il marinaio, poi voglio ringraziare Andrea Tuminia, voglio salutare veramente a tutti con grandissimo affetto. Noi ci sentiamo alla prossima puntata sui luoghi abbandonati, ragazzi, che andiamo a visitare le case cantoniere, i borghi rurali e qualche altro edificio abbandonato, ovviamente. Poi faremo anche altri episodi su questi argomenti. Alla prossima puntata, ragazzi!